calcio femminile è sport che sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Certo, rispetto a molte altre nazioni c'è ancora parecchio da lavorare, però negli ultimi anni, anche grazie a quello che è stato sempre più un discorso legato alle grandi squadre, alle società storiche del territorio nazionale, si è aperta finalmente una pagina importante anche per questa disciplina. Oggi anche in Canavese, come già abbiamo raccontato di recente, c'è una realtà importante che è l'Independiente di Ivrea, che sta dando sempre più spazio al calcio femminile, e tra le giocatrici che fanno parte del gruppo c'è anche Laura Boccardo. Ciao Laura, buongiorno. Buongiorno. Con te chiacchieriamo un po' per raccontare anche a chi vedrà il video che cos'è il mondo del calcio femminile, perché sembra un mondo così lontano, nel senso che lo seguiamo, viene seguito sempre di più, c'è sempre più un movimento, però ancora molto distante da quello che è il classico calcio maschile che è seguito in Italia da milioni di persone. Prima di tutto ti chiedo, come ti sei avvicinato al mondo del calcio? Perché effettivamente tendiamo ancora a pensarlo come uno sport non proprio femminile. Esatto, io ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 9 anni. Uh-huh. Perché mio papà era appassionato del Torino proprio e ci portava a vedere le partite allo stadio, e quindi io ho insistito: papà, portami a giocare a calcio, papà, portami a giocare a calcio. E lui comunque non aveva pregiudizi rispetto a maschio o femmina, che fa uno sport, diciamo, il calcio è uno sport prettamente maschile. Certo. Quindi mi ha portato nella squadra del paese, a Bosconero, dove abito io, e da lì ho iniziato, mi sono avvicinata al calcio e adesso è ancora tuttora il mio sport. Tanto beh, sei giovanissima, classe 2003, anche se non si deve mai dire l'età, però calcisticamente ci stanno. I giornalisti abbiamo sempre questo vizio di dare il curriculum vitae. Nel tuo curriculum c'è grandissime esperienze, belle esperienze, perché hai vestito maglie di società importanti, se vuoi raccontarci anche di questo, ma soprattutto tu hai vissuto anche un'importante parentesi di una delle nazioni dove il calcio femminile è fortissimo, che sono gli Stati Uniti. Sì, allora diciamo che io ho giocato in diverse squadre, come il Torino, in under, quindi era normale, in under 19 prima, dove sono arrivata fino alla finale dei campionati nazionali, purtroppo però l'abbiamo persa. E poi l'anno dopo invece, visto che il Torino di Cairo non ha ancora fatto la prima squadra, ho giocato invece al Torino Women di Roberto Salerno, e qui sono stata 1 anno e mezzo, e diciamo è stata forse l'esperienza più bella della mia vita, perché ho esordito in Serie C a soli 16 anni. Appunto, giovanissima, cioè adesso c'è ancora giovane, però accidenti, proprio quasi una ragazzina all'esordio. Sì, devo ringraziare il mio mister Petruzzelli Gianluca, che ha creduto in me nonostante, diciamo, la giovane età, e da quel momento ho giocato 18 partite titolare. E poi ho deciso di provare proprio questa esperienza, come dicevi tu, in America, e diciamo che mi ha aperto anche la mia visione calcistica andare lì, perché è un calcio completamente diverso da qua, molto più fisico, dove proprio il calcio femminile è al centro della vita delle atlete sportive, perché tu ti svegli, studi, però vai anche poi in palestra al mattino e poi ti alleni anche al pomeriggio, e questo tutti i giorni, e giochi anche sì, 2 volte a settimana le partite. Quindi è più una visione molto più seria. Quasi diventa un lavoro. Sì, quasi diciamo un lavoro vero da professionista. Sì, sì, da professionista. E sono stata in America 7-8 mesi, poi ho deciso di tornare e ho provato l'esperienza in Serie B alla Pro Sesto, e quest'anno invece gioco all'Independiente Ivrea. Da canavesana, giochi in canavese, è anche una bella cosa, una bella esperienza, perché tra l'altro poi state comunque facendo discretamente bene, affrontate anche delle avversarie di tutto rispetto. Vi siete tolto anche la soddisfazione di pareggiare contro la prima della classifica. Contro il Pinerolo, e all'andata abbiamo addirittura vinto. Quindi è una bella, sono delle belle esperienze, anche un modo di crescere da parte non solo tuo personale, ma anche della società. Sì, certo. Tra l'altro tu arrivi proprio a breve da un'esperienza ancora altrettanto importante, perché hai vestito la maglia azzurra. Sì. Ci racconti anche di questa esperienza. Cosa significa anche vestire la maglia nazionale, quindi essere, diciamo così, paladina del nostro paese? La convocazione nazionale è stata comunque una bella notizia, molto bella, mi ha reso anche soddisfatta. Nazionale under 20. 20.
Sì, ho fatto prima un raduno di 2 giorni a Tirrenia, dove poi mi hanno selezionato, mi hanno detto di venire a far parte del team della Nazionale Under 20 e partire per 5 giorni a Fiuggi, dove abbiamo svolto un torneo chiamato il Calce Rosa e abbiamo giocato, c'erano 2 gironi e nel nostro girone c'era Inghilterra e abbiamo vinto 7-0. Accidenti, l'Inghilterra Galles. con l'Italia non ne ha proprio, non ne ha proprio. Poi Galles e abbiamo anche lì vinto 5-0 e poi la Ternana che si è presentata come squadra italiana in questo torneo e abbiamo vinto 2-1. Quindi ci siamo qualificate prime nel nostro girone e poi siamo andate a giocare contro la prima dell'altro girone che era il Montenegro e siamo riuscite a vincere il torneo. Bravo, un bel Quindi. primo posto che fa bene, ripeto, sia a voi come singoli atleti, ma anche al movimento nazionale, Sì. perché questo è fondamentale. Ecco, facendo un piccolo passo indietro, Sì. mi raccontavi appunto di questa esperienza in America, dove si vive quasi a livello professionistico il mondo del calcio. In Italia invece in questi ultimi mesi, nell'ultimo anno, si è parlato di un calcio femminile finalmente professionista. Quasi difficile paragonarlo a quello maschile, non dico tanto come espressione del calcio, perché tanto di cappello, le partite sono vivaci, interessanti, anche il tuo presidente ci aveva raccontato di quanto sia anche emozionante vedere una partita di calcio femminile. Però a livello invece proprio di stipendi, tutto il resto c'è ancora tanto Certo. a lavorare. Però appunto questo movimento italiano che sta cercando di crescere a livello professionistico. Come lo vedi e soprattutto quanto bisogna ancora lavorare? Sicuramente c'è da lavorare ancora molto, perché io che ho vissuto anche in America faccio sempre il paragone e vedo che in America, ad esempio, se guardiamo sotto il livello delle partite, degli spettatori, non c'è paragone con, ad esempio, gli spettatori della Juve, che è la squadra principale in Italia. Certo. E anche come livello di strutture, già solo, perché in America io all'interno del college avevo tutto, palestra, mensa, potevo studiare, invece qua è ancora che ti devi muovere molto, non Certo. è tutto all'interno di un'unica struttura. E per non parlare poi degli stipendi, che sì, siamo professioniste adesso, però non è mai paragonabile a un calciatore maschile, neanche di Certo. Serie C. Quindi effettivamente Il diciamo che divario c'è il gap è ancora. ancora grande per quanto riguarda su questo punto di vista bisogna ancora lavorarci Sì. tanto. E invece per quanto riguarda Laura Boccardo a livello personale. Appunto, adesso c'è questa importante esperienza a 2 passi da casa, ma quali sono gli obiettivi che ti poni, che ti sei posta o che ti porrai in futuro per quanto riguarda il mondo del calcio? Ok. I miei obiettivi oggi sono sicuramente di diventare una calciatrice che deve migliorare ancora a livello realizzativo, perché io sono un difensore, ma mi piacerebbe arrivare a fine stagione ad aver segnato almeno 4-5 gol. Certo. Poi invece ovviamente la nazionale, di mantenerla e di puntare a quell'under 23 adesso. Certo. E invece l'obiettivo squadra sarebbe, cioè mi farebbe molto piacere con Livrea nel giro di qualche anno provare a puntare alla categoria superiore. Certo. Anche perché, come aveva raccontato sempre in questo studio il tuo presidente, è importante portare in giro per l'Italia anche il nome di Ivrea, del Caravese, quindi far sapere che anche nel nostro territorio ci sono delle realtà come quelle dell'Independiente, dove il calcio femminile può diventare un punto di riferimento anche per altre ragazze che come te hanno la Esatto. passione, perché è vero che adesso come squadra ci sono anche giocatrici che arrivano da fuori, eccetera, però sarebbe bello un giorno avere una squadra, non dico tutta completamente canavesana, però avere un numero sempre più alto, una percentuale sempre più alta di ragazze che Sì. si avvicinano a questo mondo. Ecco, in ultimo ti chiedo anche quanto bisogna lavorare sul territorio per cercare di arrivare a dare più spazio alle ragazze, perché vedo che ci sono sempre di più delle giovani che si avvicinano e fanno i primi passi nel calcio maschile, perché da giovanissimo è misto e poi ci sono. Però poi a un certo punto bisogna fare il secondo passo e spesso siete costrette a fare anche chilometri Sì. per uscire e trovare una società. Sarebbe molto bello avere molte squadre del Piemonte,
in Piemonte, perché tuttora in Serie C ce ne sono solo tre, che siamo Certo. Independiente, Freedom e Pinerolo. E tra Sicuramente. l'altro posizionati Ivrea, Pinerolo, Cuneo, quindi Esatto. anche non proprio vicinissimi. Infatti per le ragazze ogni volta spostarsi o trovare una squadra vuol dire minimo 40-50 minuti di macchina. Sarebbe bello che ci fossero più squadre e più giocatrici soprattutto, quindi più ragazze che fin da piccole non abbiano pregiudizi proprio sul calcio femminile e dicano ai loro genitori sì, voglio fare calcio e ci sia la possibilità di avvicinarsi a squadre vicino a casa anche. Certo. Allora, noi speriamo che questo tuo, definiamo l'appello, comunque questo tuo suggerimento possa essere accolto dalle varie società, dalle varie realtà, sia canavesi che piemontesi, perché appunto il calcio femminile ormai sta prendendo sempre più piede. Dicevamo prima, ancora a telecamere spente, se in Spagna il derby Real Madrid-Barcellona fa 90.000 persone, significa che l'interesse c'è. Quindi se c'è anche, se riuscisse a creare quel giusto interesse anche in Italia, forse vedremo degli spettacoli del genere. Sì, farebbe molto piacere. Assolutamente. Laura, grazie ancora, in bocca al lupo per tutto e sicuramente ti inviteremo più avanti sperando di poter di nuovo parlare dei tuoi successi, dei traguardi che avrai raggiunto e che raggiungerai e soprattutto di un calcio femminile che finalmente abbia anche un po' più di spazio, come merita, perché in altri stati ormai è diventato un punto di riferimento. Grazie mille. Grazie.